I villaggi sono uno degli aspetti più importanti di Minecraft e quando riesci a farne fruttare uno per bene, fai bingo e hai molte risorse utili poi a tuo vantaggio. In questo video quindi noi andremo proprio a trovarne uno e dare inizio ad un puro sfruttamento di villager. Detto questo, buona visione. Dunque raga, in questo video siamo con Uciccia, come potete vedere. Buonasera, cos'è che facciamo di bello, Yoi? Beh allora, in questo video in teoria dovevamo andare a praticamente proteggere dei villaggi. Potremmo fare un... che cosa? Un centro di commerci in uno dei... Perché io praticamente off camera ho trovato due villaggi di cui ho segnato le coordinate e potremmo andare in uno di questi villaggi specificatamente e fare un tipo un centro di commercio con i villager, no? E niente, tutta questa mezz'ora sarà spesa solo a cercare il villaggio perché io le coordinate le ho perse fino a quando... Oh, ho trovato il villaggio! Oh, finalmente! Allora, dai, l'obiettivo è rinchiudere villager, chiaro. Oddio, ci sono tre golem, aspetta un attimo. Prima rinchiudiamo tutti i villager, poi li ammazziamo uno ad uno. E così fecimo. Abbiamo intrappolato tutti i villager e abbiamo ucciso i golem. E a questo punto abbiamo anche iniziato a costruire una muraglia intorno al villaggio, in modo da poterci dedicare pienamente ai villager. E una volta finite di costruire le mura, abbiamo iniziato un puro sfruttamento di villager. Abbiamo iniziato a grindare pensando principalmente a ottenere XP e smeraldi, e anche a potenziarci in generale. Infatti abbiamo alcuni villager armatori che ci commerciavano anche armature in diamante. Vabbè, niente, io vado a fare scorpacciata di legno per farmi poi tanti stick, per farmi poi tanti smeraldi, per poi farmi la armatura in diamante completa. Con legno, ma perché con legno? Prendi un po' di clay. Va bene, prendo sta dannatissima clay, voglio vedere. Tutto il nostro grindaggio girava intorno a tre risorse principali, ossia il legno per commerciare con i villager delle frecce, l'argilla per commerciare con i muratori e le canne da zucchero da convertire in carta per poi essere commerciate con il villager cartografo. Allora, io ora mi sono messo l'armatura... Allora, due pezzi di armatura in diamante inciantata, perfetto. Comunque, raga, ma se noi cominciassimo a spaccare alcune case per poi radunare i villager in un punto specifico... Bene, così possiamo ingrandire allo stesso tempo la nostra casa. Esatto. Io inizio a rompere una casa, vi avviso soltanto. Perché comunque il fatto è che le mura, secondo me, sono abbastanza protettive. Anzi, converrebbe che qualcuno se ne accertasse. Ok. No, converrebbe che qualcuno spargesse un sacco di torce in giro per tutto il villaggio. Beh, io quello l'avevo già fatto. Allora stanotte restiamo svegli e vediamo un attimo com'è la situazione. Sì, è quello che stavo pensando anch'io. Allora, questa casa è interamente rotta, lascio solo dormire il villager nel letto, così non si arrabbia. Vabbè, io ho alzato tutte le mura di un blocco laddove non erano alzate. Quindi si può perfettamente procedere con la rimozione di tutte le strutture dal villaggio. Cioè, tranne gli orti, il resto si può rimuovere e i villager possono rimanere senza tetto. Finché ci sono queste mura all'interno delle quali non possono spawnare i mob. Poi tutti i letti vanno spostati al centro del villaggio. E idem tutti i banchi da lavoro. Tutto ciò che c'è nel villaggio va spostato al centro in pratica. Vediamo un po', qual è il centro del villaggio precisamente? Dobbiamo stabilire noi qual è il centro del villaggio. Io direi che il centro del villaggio è la parte centrale. È dove ci sono le due torri. Dove ci sarebbe la casa con i villager armatore là? No, quell'altra dove ci sono le torri. Dove c'è la torre e le due case attaccate a fianco. Sì. Qui non romperla subito, cioè non rompere le ceste. No, no. Sappi che io la sto smantellando questa casa, fungo. Comunque stavo dicendo, questa nostra base mi ricorda... La città di... come si chiama? È Gerico, ecco. Purtroppo però,
era avvenuto un imprevisto. Un imprevisto che ha interrotto tutti i lavori in corso. La prima anima valorosa ha lasciato l'hardcore. Fedeli, oggi siamo qua per onorare la morte di un nostro amico, il povero Leucicia, che purtroppo ci ha lasciato le penne, aiutandoci con lo scopo del video che oggi faremo. Sarai per sempre i nostri cuori, piccolo Leucicia, ci hai abbandonato troppo in fretta. Pace Eh sì. a te. E io so di sicuro che tu avresti voluto che io prendessi la tua. Comunque sia, dopo la morte di Uciccia abbiamo ripreso i lavori e questo è il risultato finale di tutto quello che noi abbiamo fatto nel villaggio. Dunque, raga, come potete vedere in questo villaggio abbiamo grindato un sacco. Infatti, tutte queste mura che abbiamo costruito, abbiamo preso anche tutti i villager, li abbiamo rinchiusi dentro queste mura più piccole e come vedete ci abbiamo piazzato tutta una serie di tavole da lavoro. I villager offrono alcune cose OP, ad esempio ci sono bibliotecari che danno, allora esca, questo qua dà una name tag, poi un altro dà feather falling e knockback, poi ci sono altri villager che ci danno, vabbè, ad esempio questo dà power 2 e in generale ce n'è uno che vedi questo armatore dà tutta l'armatura in diamante enchantata e poi ci sarebbe, e qui Fungo Gamer ha fatto tutta una mega farm di canne da zucchero tramite la quale possiamo fare smeraldi commerciando con il cartografo, il quale ci ha dato anche delle mappe che sono quella oceanica, no, questa è quella della magione, poi c'è quella oceanica che ci porta al tempio e prima o poi ci andremo anche. Qui vabbè, ho comprato sharpness 3, caduta le no, che cosa? Com'è che atterraggio morbido, l'incantesimo. E poi, come potete vedere, nel villaggio spawnano anche con una certa frequenza dei golem di ferro. E quindi niente, raga, direi che per questo video è tutto. Io con i miei gatti vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio.